Ancora appuntamenti Eden Zone dallo show floor delle 3 2014. Abbiamo appena provato Fable Legends. Lo ricorderete, è uno spin-off della saga inventata da Peter Molyneux e sviluppato da Lionhead. Per quanto si tratti di un prequel, perché si svolge circa 400 anni prima del capostipite della saga, però non ne prosegue la storia, ma si configura invece come un gioco cooperativo per 4 giocatori, con una particolarità però. Dato che 4 giocatori sono nei panni degli eroi, un quinto giocatore può invece fare la parte del cattivo. Con una visuale dall'alto delle piccole mappe in cui si combatte, può gestire tutte le forze nemiche praticamente, e quindi mandarle a complicare la vita dei 4 eroi che cercano di arrivare al bottino, perché questo è lo scopo sostanzialmente. Ancora non ci è chiarissimo come si svilupperà il gioco nel suo insieme, se sarà una serie di mappe da completare o se ci sarà un qualche genere di storia a fare da collante, a collegare quindi il tutto. Questo lo potremo scoprire soltanto più avanti. Quello che abbiamo potuto provare per adesso è semplicemente questo combattimento all'interno di un'arena di dimensioni piuttosto piccole, con la particolarità del fatto che gli eroi sono divisi in classi. Noi nello specifico abbiamo potuto provare un arciere, ma c'è anche un mago, un guerriero tank e uno spadaccino dotato di doppia spada. Invece, come dicevamo, nei panni del cattivo il compito è quello di sistemare sul territorio le proprie truppe nemiche e naturalmente cercare di dare il più fastidio possibile agli eroi, potenzialmente eliminandoli tutti entro il tempo limite. La modalità ci ha divertito soprattutto nei panni del cattivo, perché invece nei panni dell'eroe l'esperienza è leggermente, sa un po' di già visto, è leggermente più piatta, anche perché le abilità d'attacco non sono moltissime e non sono molto originali. Nei panni del cattivo invece ci si diverte un po' di più, sarà anche per l'intrinseca perfidia del piazzare trappole, del tormentare la vita di chi sta giocando dall'altra parte, ma anche perché effettivamente si tratta di un'idea abbastanza fresca e originale.